Dunque, vediamo un po' cosa succede se io metto la reliquia a Ora hai posto. due reliquie al sicuro. E questo l'abbiamo capito. Forzane un'altra e la vittoria sarà tua. Ok, allora, abbiamo detto, abbiamo altre reliquie, abbiamo altri arcieri, la popolazione ce lo consente, quindi produciamo altri soldati, e produciamo, no, cavalli non mi piacciono, vediamo se la dovremmo fare abbondantemente con la popolazione. Dunque, dobbiamo esplorare in cerca di questa maledetta altra reliquia degli inglesi. Rimane questa zona qui a sud da esplorare. E infatti qui c'è un guado. Giustamente, non avevo notato prima. C'è un guado che ci porta sul terreno inglese. Volendo, non so se questo livello, in questa età, si può, come dire, si possono creare delle navi da trasporto. Potrei passare all'età dei castelli, però non ho tantissime risorse. Ok, esploriamo. Vedete? I guadi come sono fatti bene, in maniera fedele. Abbiamo trovato il castello inglese. Credo che ci potrebbe servire un'arma d'assedio, ma non so se la possiamo fare. Ok. Bene, abbiamo trovato il nostro obiettivo. E qui c'è la foresta. Mannaggia Alibaba. Ok. I campi che si essiccano sono uno stress, sempre stati uno stress. Porco Giuda. Dunque, completo questa esplorazione e poi organizziamo un piano da battaglia. Potrebbe essere che convenga evolversi per creare armi d'assedio, che non sono sicuro neanche ce le possano far. Oh, qui c'è un esercito. Cribbio. Non attaccarli. Non attaccarli, non fare il tordo. Perché questi vi fanno il sedere a stelle e strisce. No. Anche se all'epoca non c'erano, penso. No, no, decisamente. Dovrebbe essere ambientato in epoca precolombiana. Non ha senso quello che ho detto, ma va bene lo stesso, ragazzi. Non ci pensate. Va bene, direi che l'esplorazione per ora è conclusa. Mi sono rotto le balle. Direi che proviamo ad evolverci magari. 800 di cibo, 200 di oro, possiamo permettercelo. E nel frattempo facciamo anche un altro potenziamento. Potenziamo la nostra fanteria, che è piuttosto scarsa. E vediamo. Uomini senza fare niente? No, sono tutti grandi, laboriosi, formiche, operaie. Vediamo un poco. Come vedete qua non ci sono altre opzioni che usciranno con calma. Tra queste ci sarà il laboratorio d'assedio. Il laboratorio d'assedio ci serve appunto per creare delle armi per sfondare le mura più facilmente. Però io non ho visto pietra nella nostra esplorazione, non so se ne potrebbe servire. Vabbè. Vada come vada, vediamo cosa ci dice l'obiettivo magari. Recupera tre reliquie e custodisce nel monastero. Suggerimento. In questo scenario viene utilizzata l'interfaccia con controlli avanzati. Non sia necessario l'utilizzo di tale interfaccia, cosa offre la possibilità di controllare con maggiore precisione la propria civiltà. Nel caso i propri monaci vengano eliminati, sarà possibile crearne altri non appena raggiunta l'età dei castelli. Ah vabbè, quindi è utile se mu ci muoiono i preti in sostanza. Oh, eccoci qua, non è passato molto, ci siamo sviluppati, come potete vedere è cambiata la grafica, come appare la nostra città. Dunque, questo è il fabbro, come vedete sono usciti nuovi potenziamenti. Nel frattempo, a parte questo della cavalleria, avevo sviluppato tutto. Ci sono comparsi due nuovi potenziamenti per gli arcieri, due nuovi potenziamenti anche per la fanteria. Possiamo potenziare ulteriormente con guerriero a spada lunga la nostra fanteria. E possiamo potenziare a balestrieri i nostri miseri arcieri. Questo li renderà, diciamo, quasi giù di lì al pari con gli arcieri che abbiamo affrontato prima. Ecco perché ci hanno fatto il book a un'unità di un'età successiva. Benissimo, quindi con i dovuti potenziamenti. Ah, che ho scoperto, quindi abbiamo due posti. Benissimo, non volendo. Non volendo abbiamo avuto quel che ci serve. Quindi potenziamo i nostri miliziani, i nostri soldati. E tra poco ci approfinqueremo. Ho messo a fare anche altre case perché potrebbe servirci più popolazione. Ci sono il laboratorio delle armi d'assedio. Vediamo cosa possa fare. Cosa possa sapere? Bene, vediamo se abbiamo armi d'assedio. Sì che ce l'abbiamo. Sì, sì che ce l'abbiamo.
Ok, balestra, leggera, grandi dardi, efficace contro grandi masse di nemici. I dardi danneggiano molte unità, poco resistente contro le unità vicine. Ok, questa arma d'assedio con ruote attacca un piccolo gruppo di unità. Area d'attacco a sorpresa. Questa qua invece serve per sfondare i cancelli. Ok, io direi di avvalerci di un poco di questa roba. Faremo... Quanta popolazione? Non ce lo dice, sempre uno. Ok, abbiamo abbastanza risorse? Sì. Legname e oro, quindi produciamo tre simpatici oggetti di questo e uno di questi. Ci servirà, sarà decisamente utile. Ok, tu a questo punto mi vai a fare questo. E, visti i tanti potenziamenti che abbiamo fatto, ne farei uno per questi campi, che... Poveretti. Ok, qua rimane da potenziare solo la cavalleria che noi non costruiremo. Questo potenziamento riguarda la fanteria leggera, ovvero i lanciatori, quelli che hanno le lance da lancio. Lance da lancio. Cosa sto dicendo? Qui possiamo più 2 di campo visivo alla fanteria, non me ne frega più di tanto, ma gliela mettiamo, 75 di cibo, ne abbiamo poco. I cavalli abbiamo detto non li sviluppiamo. Centro città, ci avremo la carriola che fa trasportare più velocemente le risorse, quindi la facciamo. Il monastero avrebbe dei potenziamenti, tipo rende più difficile l'uccisione dei monaci, attribuisce loro il 50% in più di resistenza ai colpi. Le unità, quest'altro invece, eresie, le unità convertite da un monaco missionario nemico muoiono invece di passare al campo nemico. Ecco qua, questa è l'opzione che vi accennavo, penso prima, poco fa, tempo fa, molto indietro nel tempo. Sostanzialmente quindi quando ci convertono i nostri uomini dicono col cacchio che passiamo al lato oscuro della forza, preferiamo morire e fanno harakiri. Questo è sostanzialmente quello che succede. Dunque, abbiamo finalmente anche i nostri mezzi di assedio, quindi creiamo i nostri gruppi di nuovo, per sicurezza. I nostri cari fanti. I nostri cari balestrieri. Questa sarà la nostra arma d'assedio, quindi direi che il 4 diventerà 5, perché adesso terremo le tre cose così. E, mentre il simpatico aggeggio ammennicolo sarà così. Il simpatico ammennicolo è decisamente lento, come tutte le armi d'assedio. Ok, direi che ci spostiamo così. Voglio tutto il gruppo che si sposti qui. Ragazzi, alta tattica militare. Ok, non so la gittata di queste simpatiche bestiole, ma noi le mandiamo in avanti. Mettiamo in avanti anche questo. Questo lo mandiamo ancora più avanti. E questo lo mettiamo qua. Ok. Sta per iniziare la battaglia decisiva, signori. O almeno spero sia quella decisiva, non voglio fare un grandissimo fail di dimensioni bibliche. Facciamo così. Questi li facciamo avanzare a chi? E questi li facciamo avanzare qui. Facciamo un po' anche per pararci il culo. Dunque. Avanzate un altro poco. Anche voi. Benissimo, stiamo iniziando. Bene, 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 sembra funzionare la tattica. Ritirata. Benissimo, penso che abbiamo perso il nostro pezzo di punta per l'assedio, ma diciamo che grosso modo adesso la tattica funziona. Vediamo un po', siamo anche a buon punto sulla distruzione di questa gente. I nostri preti fanno il loro dovere di medici. Scusatemi per il silenzio, ero un attimo applicato perché non facevo una cosa del genere da un bel po'. Mi sono anche emozionato, diciamo. Dai. Combiniamo tanti qua. Che canzone. Anche questa di vecchi tempi. Quando ero un piccolo ragazzetto scemo. Adesso sono un grande ragazzo scemo. Bene, lo stesso, no? Ci metteremo mille anni se continuo di questo passo, ma andiamo un po' alla fanteria, quelli là del caso, diciamo. Invece a difficoltà estreme, il bastardo inizia a creare uomini dal nulla.
senza possibilità di... senza che un giocatore normale avrebbe mai potuto farlo. Dunque, voglio la mia reliquia. Dov'è la mia reliquia? Voglio completare sta cacchio di missione. Chi attacca cosa? Al centro città. Ok, proviamo. Vediamo se riusciamo a distruggere il centro città, eh? Vediamo il mio esercito se resiste all'attacco. Mi servono i preti. Preti? Preti, curatevi gli uomini. Fate il vostro dovere, preti. Ok, ok, siamo a buon punto, direi, siamo a buon punto. Venite tutti qui. Raggruppatevi, forza. Ordine e disciplina. Ci vuole molto ordine e molta disciplina. Invece voi attaccate il cazzo. Attaccate tutto quello che vi pare. Non va bene. Ecco, ad esempio il mercato è una struttura da distruggere. Io proverei a fare un esperimento. Prima di poter convertire le costruzioni è necessario sviluppare... Ah, ok. Si possono convertire anche le costruzioni, ragazzi. Sì, ebbene sì, ebbene sì. Ok, ok, ok. Abbiamo distrutto il mercato. A questo punto, senza distrarci in inutili scaramucce, cerchiamo il luogo di culto. Eccolo qua. Preti, correte. Benissimo. Diciamo che in realtà il nemico oramai è sconfitto, quindi... pura prassi quella di fare, diciamo, alla svelta. Però noi facciamo così, che c'è più bello. Vediamo un po' se seguono il percorso indicato. Ma se non sbaglio, si possono fare così. Ma non vi ho detto di fare così. Non vi ho detto di distruggere. Se non sbaglio, si può fare che degli uomini scortino. Nessun attacco, pedina, sorveglia e pattuglia. Se non sbaglio possono sorvegliare il prete. E queste cose del cavolo si distraggono a distruggere. Quindi effettivamente ci sono anche dei simpatici comandini. Questo devono sorvegliare il prete, ma non lo fanno. Non so perché. Dovrebbero sorvegliare il mio prete, ma comunque non è importante. Vanno un po' a scazzo in realtà. Ah sì, perché poi c'è un'ulteriore opzione che dovrebbe essere questa: solamente difesa, mantieni posizione, atteggiamento difensivo, ovvero reagiscono solo con la difesa. Mettiamo anche gli arcieri che devono proteggere i simpatici preti. E dopodiché tutti insieme appassionatamente ritorniamo al monastero. Vai, dai che stiamo ultimando, ragazzi. Siamo sugli ultimi metri. Ho avuto un'allucinazione. Credevo che il carro stesse facendo il moonwalk. Oramai vedo moonwalk ovunque. Qui c'era una struttura di quei maledetti inglesi. Chissà cosa volevano costruire. Ogni modo, siamo agli sgoccioli, ragazzi. Ultima fase di questa battaglia. Precede la fanteria, il gruppo. Seguite poi da alcuni arcieri e dai mezzi d'assedio. Chiudono la fila i cari preti, tra cui quello possessore dell'oggetto sacro culto di culto che interessa a noi. Scusatemi questo momento di pazzia, proposto. Ok, ecco qui i due preti che gli danno la benedizione e porta la sacra reliquia degli scozzesi al suo posto. Signori e signori, campi distrutti perché non li ho rinnovati, però l'economia stava bene e abbiamo vinto la partita. Yeah! Cosa ci dice? Da quanto le tre reliquie sono arrivate nelle chiese scozzesi, è come se fosse calata su di noi una benedizione dal cielo. Certo, ci credete, eh? Ora il nostro esercito ha delle buone probabilità e si prepara... scusatemi, ragazzi, scusatemi. Si prepara a fare quello che deve fare. Va bene, ragazzi, non continuo oltre, perché mi chiamano. Ci sentiamo alla prossima, da Taiko, da Critico Negativo. Ciao a tutti!